Buongiorno Fede, qui Gian Vito D'Angelo per il T-Forum News, settimana anche questa veramente interessante da tradare a partire proprio da oggi, da lunedì, perché la volatilità, il parametro che la scorsa settimana, vi ricorderete, noi prendevamo in considerazione appunto per valutare sia la bontà dello short e sia le capacità che aveva il mercato in qualche modo di reazione, è tornato fortunatamente sotto una certa soglia incredibile che adesso vi faccio vedere sul grafico. Allora, vedete, questo era il livello di volatilità dell'S&P 500 intorno a 90, che aveva in qualche modo, vi ricorderete, caratterizzato l'ultimo appunto l'ultimo aumento molto drastico di volatilità che c'era stato, come vedete, proprio ad agosto 2015, la famosa crisi cinese. E la cosa molto molto incoraggiante è che il mercato da quando ha fatto questo secondo minimo di swing, vedete, il prezzo ovviamente ha iniziato a salire, la volatilità è drasticamente scesa. Quindi finché il mercato rimarrà al di sotto di questi livelli di volatilità, ovviamente, in qualche modo possiamo stare tranquilli. Quindi eventuali operazioni long possono tranquillamente essere lasciate aperte anche overnight, anche perché sappiamo che appunto sugli indici americani in realtà andare overnight vuol dire semplicemente stare dentro tre quarti d'ora in cui il mercato è chiuso, cioè fra le 23:15 e mezzanotte. E quindi questo ci dà in assoluto una sorta di predisposizione a rischio molto bassa, per il motivo appunto che siamo poco tempo esposti quando il mercato è chiuso. E vedete, i livelli che vi ho messo sul grafico sono appunto target per quanto riguarda la salita. Vedete che questo livello intorno a 2755-2757, dove passa la media rossa, che è la media a 20 periodi, potrebbe essere appunto un target per quanto riguarda appunto questa operazione di breve barra medio periodo. È ovvio che finché il mercato in qualche modo non riesce a raggiungere nuovi massimi, questo ovviamente è ancora da vedere, ma insomma, ripeto, finché la volatilità rimane bassa al di sotto di questa soglia psicologica che appunto è 90, possiamo quasi star certi che il mercato, se dovesse salire con volatilità in aumento, allora è chiaro che in qualche modo, o dovesse ovviamente ricominciare a scendere con volatilità in aumento, è chiaro che questa cosa dovrebbe essere vista appunto come una grande, diciamo, come un grande ostacolo al rialzo. E finché la volatilità rimane bassa, cosa vuol dire? Vuol dire che ogni livello di potenziale supporto, quindi le linee blu che abbiamo in qualche modo appena superato, quindi vedete quest'area intorno al 2007, cifra tonda, e più in basso vedete abbiamo 2670, potrebbero essere due aree interessanti su cui con volatilità in decremento poter cominciare a riacquistare con target appunto la prima linea blu che abbiamo visto qui, quindi area 2755-57 come dicevamo, e poi ovviamente nessuno sa dove va il prezzo, ma possiamo tranquillamente gestire il rischio. Quindi nel momento in cui il mercato ci è andato eventualmente a target su quest'area, potremmo o liquidare parte della posizione direttamente su nuovi massimi, oppure su minimi più alti di swing, come abbiamo sempre imparato in tutti questi anni, cominciare nuovamente a comprare, rispettando come sempre lo stop. Non sappiamo, ripeto, ogni bravo trader non sa esattamente dove va il prezzo, ma può gestire in maniera ottimale sicuramente ogni operazione che in qualche modo mette su. Io vi auguro buona operatività, buon trading, ci vediamo lunedì prossimo, Gianvito D'Angelo, a presto.